volevo fare una domanda al professore. Allora, adesso abbiamo avuto appunto in questi giorni dei fenomeni, eventi estremi, ma abbiamo già sperimentato qui a Torino anche 17 mesi di siccità, forse non ce ne siamo resi conto, ma tra l'autunno del 2021 e la primavera del 2023 non è piovuto per niente. Ecco, le soluzioni che propone la politica sono i grandi invasi, i bacini enormi per raccogliere l'acqua. Ecco, volevo sapere dal professore che cosa pensa di queste soluzioni. Beh, diciamo che in questo caso, come nel caso anche dell'energia, si somigliano molto questi discorsi, la prima cosa da fare è ridurre gli sprechi, perché hanno una incidenza rilevantissima in quello che è il fabbisogno. Il nostro fabbisogno non coincide con quello che è il fabbisogno effettivo, ma coincide con tutto quello che viene prelevato per, far, diciamo, per soddisfare il nostro fabbisogno, inclusi gli sprechi. Allora, la prima cosa è abbattere gli sprechi. Dopodiché, noi abbiamo dei serbatoi naturali che sono le falde idriche, bisogna che queste possano caricarsi. Perché se noi abbiamo un modo di gestire il territorio, penso anche all'agricoltura industriale e così via, che è, come dicevo prima, predatorio, quindi abbiamo bisogno di acqua, l'acqua non c'è, facciamo un pozzo profondo, più profondo, più profondo, la seconda falda, a parte che poi magari c'è un problema di inquinamento, eccetera. Il risultato è che sì, l'acqua la trovo, però la tolgo da lì e poi non c'è più. E a furia di fare, se io non rientro in un'logica circolare, uso l'acqua nella stessa misura in cui si ricarica e sono nei guai. Allora, devo avere una politica territoriale e, chiamiamola un'economia, parliamo dell'agricoltura, che deve essere impostata sul criterio dell'utilizzo razionale dell'acqua. Anche qui le modalità di utilizzo per l'irrigazione oggi sono di nuovo un po' tipo dello spreco, come eravamo abituati a fare prima, e non funziona più così, e non è vero che c'è bisogno di irrigare i campi come si è abituati a fare in passato. Il problema è di avere un'irrigazione che è mirata per quanto riguarda gli effetti che deve produrre. Quindi dobbiamo riorganizzare il modo di usare l'acqua pensandola come un bene, se non ancora scarso, comunque da trattare con una certa attenzione. Ci vuole, in questo caso come in altri, non il provvedimento che salva tutto, che non c'è mai, ma ci vuole una politica, che vuol dire una pluralità di cose in cui il primo centro di attenzione è come la usiamo questa risorsa, vediamo di usarla in modo razionale e abbattere gli sprechi. Poi la pluralità delle azioni da fare, mettiamole in campo tutte quante. La cosa più immediata che viene in mente invece razionale dice: ah, l'acqua, allora quando piove dobbiamo tenerla tutta, facciamo delle grandi vasche o degli invasi montani, poi la useremo per. Poi c'è il conflitto per chi la usa, perché no, la usiamo per irrigare le risaie oppure la teniamo da parte per fare, che ne so, dell'idroelettrico oppure che cosa, ecco. Ecco, quello è sempre subito, adesso, domani poi si vedrà. No, ci vogliono delle politiche differenziate anche per quanto, e soprattutto per quanto riguarda l'acqua. Questo è il mio ragionamento. Grazie. Grazie, professore. Una domanda? Qualche altra domanda? Dai. Battaglia. Forse? Una delle critiche che noi facciamo è, come comitato, alle risposte che vengono date per esempio dalla SMAT, come anche dal Comune di Torino, è questa, ci sembra che per loro la priorità sia costruire nuovi acquedotti, nuovi invasi, quando in realtà noi stiamo chiedendo per esempio che intanto riparino l'acquedotto che perde per il 35%. Ci sembra che invece da parte dell'amministrazione si metta il carro davanti ai buoi, ecco, si facciano gli invasi quando poi abbiamo una rete che spreca tutto quello che si raccoglie. E ci chiedevamo, abbiamo ragionato su quali possono essere le alternative rispetto agli invasi, e per esempio cosa che abbiamo visto che si potrebbe attuare anche a livello locale sono i giardini della pioggia.
E mi chiedevo lei che cosa ne pensa, se può essere uno strumento utile per ricaricare le falde e combattere la cementificazione della città, o altrimenti quali possono essere. Senz'altro penso che quella sia una strada da percorrere, ed è una strada che ha la complicazione di dover decementificare, non solo non cementificare nuove aree, ma bisognerebbe sgombrare e liberare dal cemento aree che oggi invece sono impermeabili. Questo è un problema globale che va affrontato in maniera drastica. La principale risorsa per avere acqua è la spugna. Le spugne sono le falde. L'acqua, se le carico, è lì, poi io la prelevo, attenzione, devo poi prelevarla in modo razionale, come dicevo prima, come quantità adeguate, tenendo conto di tutto, ma innanzitutto bisogna che l'acqua ci possa arrivare in falda. Ora, noi abbiamo un'area vastissima che è tutta cemento, al di Torino, vabbè, non è che possiamo demolire la città a questo punto, però ci sono tante cose che si potrebbero fare. Se uno va in giro per Torino, constata facilmente che abbiamo un mare di aree dismesse, abbandonate, capannoni a pezzi, di tutto di più. Lì abbiamo due possibilità, due cose che uno può abbinare. Una è, non dico che sia facile, liberare queste aree, trasformarli in parchi, ma qui siamo molto cinici per quanto riguarda, no, il parco va bene, sì il parco, ma noi vogliamo che poi vada acqua in falda e sopra ci sta il parco, va benissimo, d'accordo, no? L'altra cosa è utilizzare queste superfici per metterci pannelli fotovoltaici sopra, che è l'altra necessità urgente che abbiamo, anziché favoleggiare di centrali nucleari o scemenze del genere, come fa il ministro per primo e tanti altri intorno a lui, no? Quindi questo è uno degli strumenti per intervenire anche in questo campo, è il piano regolatore, e gli strumenti sacri delle amministrazioni comunali, il piano regolatore, perché nel piano regolatore si concentrano tutti gli interessi e ci sono quelli che pesano di più e quelli che pesano di meno, che non vuol dire che quelli che pesano di meno sono quelli meno diffusi, il contrario di solito, no? Allora bisogna partire di lì, bisogna che la superficie che è in grado di assorbire acqua sia più grande, la più grande possibile. Quindi bisogna liberare aree dovunque possibile per consentire di assorbire acqua. Due motivi, uno è quello di accumulare l'acqua nella falda, ma l'altro è ridurre gli impatti quando gli eventi estremi. Perché con gli eventi estremi, se tutto è impermeabile, anneghiamo tutti. Se invece ho le falde, queste attutiscono perché assorbono e poi rilasciano. Quindi è vitale anche questo. E di nuovo le amministrazioni comunali e così via, dalla regione in giù, devono non solo dire la loro, ma fare la loro. Grazie.